Do subito il benvenuto a Giancarlo Dall'Aglio, Commodities Trading. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio Alexandra, un saluto a tutti. Allora, stiamo vedendo un aumento piuttosto importante dei prezzi del petrolio, dei prezzi del gas, sia in Europa che negli Stati Uniti, e non soltanto, dei prezzi dei metalli preziosi, a partire dall'oro, argento, se vogliamo dire anche palladio, platino, e nel frattempo anche il rame. Insomma, aumento generalizzato del prezzo delle commodities, a prescindere ovviamente se un commodity o soft commodity. Per quanto concerne il petrolio, $103 WTI, 105 Brent, credo che abbiano già abbondantemente raggiunto i tuoi target. Sì, hanno anche superato i massimi della scorsa settimana, quando insomma c'è stata il primo ingresso della Russia sul territorio ucraino. Lì il petrolio, parliamo del WTI, arrivò a $100 per poi ritornare indietro. Normalmente in questi casi magari si tenta un secondo massimo che può essere più o meno appaiato, invece oggi il petrolio brucia tutti i massimi precedenti proprio sull'intensificarsi della tensione sulla benzina, sul fuoco che viene buttata, perché sicuramente anche l'atteggiamento dell'Unione Europea non è quello di avviare sul tema della diplomazia il risanamento della situazione, ma di inviare armi. Quindi insomma sicuramente i mercati che cosa fanno? Si muovono sulle aspettative di ciò che avverrà. Nel momento in cui poi i fatti sono noti, e in questo momento nessuno può dire che i fatti sono noti, perché sono in continuo divenire, e allora ritornano sui propri passi. Il petrolio per me ha almeno $10, se non di più, di premio a rischio per ulteriore aggravamento della situazione, e quindi escalation del conflitto. Nel momento in cui venisse meno questo premio a rischio per colloqui che ci auguriamo tutti possono andare a buon fine, naturalmente vedremo delle vendite. In questo momento nessuno shorta il petrolio, i fondamentali, lo sappiamo Alessandra, erano già rialzisti di per sé, sia dal lato OPEC sia dal lato dell'offerta degli Stati Uniti. Le scorte continuano ad essere basse. L'ultimo dato sulle scorte, adesso si comincia un building delle scorte, quindi un ripristino delle scorte in vista dell'estate, ma è stato inferiore rispetto alle attese, anche ai risultati della stessa settimana dell'anno precedente. Insomma, il fatto che non si siano fatti nuovi investimenti a partire dalla prima ondata della pandemia del 2020 nell'industria petrolifera americana, ovviamente adesso è un qualcosa che si fa sentire, perché le aziende stanno guadagnando tantissimo, perché gli arriva un sacco di cash free, però è evidente che senza nuovi investimenti i prezzi tenderanno a salire. Quali sono i due deterrenti? Uno è l'Iran, perché nonostante le dichiarazioni del leader massimo dell'Iran proprio di questa mattina, se non sbaglio, abbastanza dure nei confronti degli Stati Uniti, però precedentemente si era dichiarato che la trattativa per eliminare l'embargo petrolifero iraniano è al 98%. Insomma, sembra che i giochi siano quasi fatti. In questo caso il petrolio potrebbe avere una reazione emotiva in discesa proprio per l'immissione sul mercato da parte dell'Iran dall'1,6 ai 2,6 milioni di barili al giorno, oltre a un certo numero di barili da poter mettere immediatamente a incremento delle scorte. Si è parlato anche di possibile intervento globale di rilascio di scorte strategiche, però questi sono mosse che normalmente non sortiscono effetti positivi di calmierazione dei prezzi, ma al contrario agitano ancora di più le acque dei mercati. Ecco, volevo semplicemente chiedere, prima di passare verso le altre materie prime, a tuo avviso OPEC proseguirà con l'aumento della produzione, cercherà in qualche modo di calmierare i prezzi, o invece proprio l'opposto, perché magari questo scenario in termini di prezzi potrebbe anche piacerli? Beh, io non credo che questi prezzi piacciono all'OPEC. Sicuramente gli piacevano fino ai $90-95. Questi prezzi secondo me cominciano a non piacere a nessuno. Il primo a cui non piacciono è Biden, perché ci sono le elezioni di middle term quest'anno, certo, negli Stati Uniti, e sappiamo che gli americani sono molto molto sensibili al prezzo della benzina alla pompa. Quindi gli americani tenteranno di fare di tutto
per calmierare i prezzi. L'OPEC non credo che abbia la capacità, al netto dell'Iran, di aumentare la produzione o di dichiarare un aumento superiore ai 400.000 barili, quindi si presuppone che faranno un altro step di 400.000, ma sappiamo che a dicembre e a gennaio non hanno rispettato, neanche a novembre, non hanno rispettato questi target producendo di meno, perché vi sono ancora alcuni paesi con difficoltà di produzione, per esempio la Nigeria. Intanto domani si riunisce OPEC in una videoconferenza, quindi vedremo come approccerà questa ecco, crisi e questa guerra, tutti gli effetti in Ucraina. Forse vedremo anche il peggio di questa guerra nei giorni ad avvenire, considerando quello che ci hanno mostrato i diversi satelliti e l'arrivo di tantissimi mezzi militari russi che cercano di circondare Kiev. Draghi invece con annuncio, è uscito oggi con annuncio a mio avviso molto importante. Adesso ovviamente chiedo se tu sei d'accordo o meno, che innanzitutto non ci sarà una disconnessione dei flow di gas naturale da parte di Gazprom che fornisce l'Italia e Europa. E ha detto un'altra cosa altrettanto importante, a mio avviso, che in ogni caso non ci sarà un problema per l'Italia anche se le forniture dovessero per un qualsiasi motivo essere stoppati. Sei d'accordo? Allora, le due dichiarazioni mi sembrano in contrasto, perché da un lato dice non ci sarà nessuna interruzione della fornitura e per il momento io continuo a pensare che non vi saranno sanzioni che riguardano il settore energy, a meno di non essere completamente masochisti, insomma. E la seconda dichiarazione invece è anche se ci fossero interruzioni non ci danneggiano. Su questo secondo punto avrei qualcosa da ridire, ci danneggerebbe e come, perché l'Italia importa tanto gas dalla Russia, circa il 30%, vado a memoria, dell'utilizzo sul nostro paese. È vero che c'è Che stato un. l'utilizzo sarebbe però diciamo più o meno 43%, e quindi il 30 di questo 43,5, dai, se vogliamo arrotondare 45%, ma credo che sia di meno. Il 30 di questo 43% proviene dalla Russia, giusto? Sì, è giusto, però in ogni caso, insomma, le scorte stanno già diminuendo e se dovessimo andare incontro ad un'estate calda, temo che ci saranno delle mosse particolari del governo. Non vorrei che lo stato di emergenza dichiarato ieri includesse anche, come posso definirli, lockdown energetici? Speriamo di no. Speriamo assolutamente di no, direi tutti quanti, anche perché se non è, come dire, valsa la pena non colpire il comparto energetico della Russia se poi dovremo comunque vivere queste situazioni difficili per l'Europa. Intanto il TTF è 116 euro a megawatt l'ora, ma anche il Henry Hub al rialzo, ovviamente la quotazione negli States del 2,85%. Ti chiedo un parere tecnico sui due grafici diversi. Allora, in questo momento i due benchmark sono totalmente decorrelati, in questo momento, in generale sono abbastanza decorrelati, ma in questo momento ancora di più. Ovviamente il TTF europeo è particolarmente sensibile alla questione geopolitica e quindi i prezzi sono ritornati ampiamente sopra i 100 euro, anche se lontani in questo momento dagli 180 euro di dicembre. Il gas naturale americano dipende dallo stoccaggio, dalle scorte finali e dall'equilibrio fra domanda e offerta sul territorio americano. C'è da dire che il premio che arriva negli Stati Uniti deriva dal fatto che l'allarme in Europa fa pensare che gli Stati Uniti dovranno continuare ad esportare al massimo della loro capacità, già lo stanno facendo, di più non possono fare. Sicuramente per il 2022 l'offerta dagli Stati Uniti dovrebbe aumentare. C'è ancora una situazione instabile a livello meteorologico, per esempio il 10-15 giorni sembra possa volgere di nuovo, portare ancora freddo in alcune zone, però quello che riscontriamo è che l'aumento del prezzo del natural gas è ormai strutturale, e cioè il supporto in area 3,6-3,5 probabilmente è un'area in cui, se il prezzo dovesse andare, ci saranno compratori disposti strutturalmente a portare di nuovo sui prezzi. Insomma, non siamo più in quel trading range a cui abbiamo assistito da diversi anni fino alla fine del 2020, fra i 3 dollari e mezzo e i 2 dollari e mezzo, 2 dollari, che era insomma il range del natural gas normale.
ormai ci stiamo abituando a vedere prezzi più alti e sicuramente strutturalmente la situazione rimarrà così, anche perché negli Stati Uniti si fa difficoltà a reimpiegare il carbone, insomma, la transizione green per il momento ha fallito, nel senso che si è andati decisamente troppo di fretta, ma Alexandra, sai che io queste cose le dico da un anno e mezzo, insomma, era abbastanza utopistico poterla fare così in fretta, e quindi si è ritornato soprattutto al natural gas, che tra l'altro la Commissione europea recentemente ha reinserito fra i combustibili accettabili green. No, no, assolutamente sì, cioè la transizione energetica diciamo che in questo momento probabilmente è stata messa in stand-by anche un po' però a causa della guerra ovviamente in Ucraina, non solo perché diciamo che c'erano delle difficoltà chiare ancora sin dall'inizio. Vorrei affrontare anche i metalli preziosi, il prossimo target sull'oro perché lo vedo abbondare al rialzo 1,04 proprio mentre parliamo, 1928 dollari all'oncia, questi sono naturalmente sempre i futures a rialzo anche l'argento, a rialzo il rame, a rialzo palladio, platino, alluminio, insomma tutto ciò che è metallo è a rialzo sull'oro, ovviamente quali sono diciamo i tuoi prossimi target? Beh, oro ha il suo vestito buono adesso, quello di bene rifugio. Secondo me può andare dovunque l'oro, sull'emotività, ma poi è destinato a rientrare. Quindi io dico sempre, il lingotto d'oro poi non si mette a tavola per poterlo mangiare, insomma, quando ci sono crisi. È chiaro che è un bene rifugio, è chiaro che insomma, è un qualcosa che rimane sempre appetibile per gli investitori. Grande volatilità, impossibile prevedere gli sviluppi, forse un retest di 1975 può avvenire anche in tempi brevi. Se guardiamo il petrolio che ha già superato i massimi precedenti, l'oro è un po' indietro, quindi insomma ci sta. Sono perplesso sulla tenuta nel medio-lungo periodo di questi prezzi. Un po' indietro invece il platino e il palladio fortissimo, ma d'altra parte sappiamo che insomma la Russia è il principale produttore di palladio, e quindi ovviamente tutto ciò che riguarda la Russia sale. Basta guardare il prezzo del grano, il prezzo delle granaglie in genere, il grano in particolare, che si sta minacciosamente avvicinando a quota 1000, cosa che non avveniva dal 2008, se non ricordo male. Allora, per quanto riguarda invece diciamo l'argento, credi che può continuare diciamo seguire un pochettino il trend dell'oro in termini di rialzo perché di solito vanno avanti insieme? Sì, di solito vanno avanti insieme, però il rialzo dell'argento è anche merito, a mio avviso, della spinta sulle borse americane, in particolare del ritrovato interesse per il settore della tecnologia, che era rimasto molto indietro con le aziende tech, le aziende ad alta crescita, che erano andate giù fino al 50-70% di ribasso fino a qualche giorno fa. Sembra si voglia cominciare a stabilire un pavimento e gli investitori stanno cominciando a trovare prezzi appetibili dove andare a ricomprare. Penso per esempio alle aziende di cyber security, che in questo momento sono molto comprate, ma anche la tecnologia pura, e l'argento è utilizzato per molta componentistica di questo genere. Quindi sicuramente, ok, segue l'oro, però c'è anche il suo ruolo di metallo industriale. Grazie mille, Giancarlo Dall'Aglio, Commodities Trading, grazie per essere stato con noi, alla prossima e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti voi.